Tutto appunto siamo qua oggi per intensificare queste relazioni che sono cominciate già da febbraio scorso e per vedere cosa possiamo fare insieme. E siamo qua per scoprire le potenzialità di questo magnifico territorio e vedere più precisamente le azioni che possiamo sviluppare. Sì, quindi c'è il turismo ovviamente, poi una cosa estremamente importante sono anche i legami aerei. E noi abbiamo il secondo aeroporto francese e con più di 14 milioni di passeggeri all'anno e quindi vogliamo esplorare anche le possibilità di scambio con l'aeroporto qui a La Mezzia Terme e poi ovviamente il nostro territorio è un territorio di innovazione e quindi pensiamo che si possono fare cose estremamente interessanti e anche abbiamo ovviamente anche le stesse specialità agroalimentari più o meno dei territori mediterranei. Ma io credo che oggi dobbiamo ringraziare il Presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, per aver organizzato questo incontro che è importante come tutti gli incontri che aprono il nostro territorio agli scambi e alle collaborazioni. Peraltro questo avviene con un territorio che può funzionare per noi da modello sotto diversi punti di vista, penso soprattutto al sistema portuale su cui noi dobbiamo fare delle scelte strategiche che possono guardare anche a quello che avviene in quel territorio. Per cui credo che insomma sia davvero importante che Catanzaro, il territorio di Catanzaro, in questo caso non soltanto Catanzaro, ma insomma l'area centrale della Calabria, riesca a implementare queste sinergie, queste collaborazioni. La mia presenza qua vuole sottolineare il grande risultato che oggi la Camera di Commercio registra. È una tratta sicuramente di interesse di compagnie importanti come EasyJet, con cui abbiamo già avviato dei colloqui nel tempo, anche l'anno scorso. Abbiamo già dei rapporti anche con l'aeroporto di Nizza, quindi è un lavoro che noi stiamo portando avanti già da tanto tempo perché obiettivamente, oggettivamente la tratta con Nizza e con la Francia sono di assoluto interesse strategico per noi. I tempi sono dettati dalle compagnie aeree normalmente, noi non possiamo che cercare di stimolare continuamente con colloqui, incontri, le compagnie aeree, però diciamo che siamo in una fase di negoziazione avanzata, per cui insomma speriamo di portare questo bel collegamento a presto nei nostri aeroporti. Procedono speditamente su tutti e tre gli aeroporti. In questa fase ovviamente La Mezzia e Reggio Calabria hanno dei lavori un po' più importanti, strutturalmente più importanti, ma procedono tutti ugualmente, abbastanza speditamente e alacremente, quindi i lavori sono veramente, veramente sulla strada buona per essere completati nei tempi previsti. Sicuramente l'aeroporto è cresciuto e continua a crescere, continua a recuperare il traffico che avevamo ormai noi, il nostro riferimento è sempre il periodo ante-Covid, diciamo che l'abbiamo raggiunto con ancora qualche piccolo scarto, ma siamo sulla strada buona anche in considerazione quest'anno sicuramente abbiamo avuto dei numeri importanti, ma faremo ancora meglio nell'anno prossimo grazie anche agli interventi di supporto della Regione Calabria.